Dopo 5 minuti che ci parlavi, ti sembrava di conoscerlo da una vita, insomma, aveva questo dono, non è di tutti. Insomma, per me è anche doloroso ricordare anche il giorno del funerale, ma il calore che c'è stato quel giorno, veramente non l'ho visto spesso, forse non l'avevo mai visto prima, insomma. E tante persone che erano anche magari solo appunto state toccate, no? Solo di sfuggita da Tino, erano lì a ricordarlo con affetto. E quindi ci sembrava quantomeno doveroso fare una proiezione in suo omaggio, anche perché Tino è stato sempre un po' un punto di riferimento per i filmmaker romani. Insomma, io ricordo ancora prima. Lo conoscevo veramente da tantissimi anni, da quando lui montava i trailer, io lavoravo a Canal Jimmy, ancora prima appunto che aprisse lo studio, Silent Blue Studios, a Via Montello, lui era appunto, tutti i filmmaker indipendenti romani erano passati nel Blue Studios. Vorrei chiamare qui con me Daniela, che era la moglie di Tino, e Cristina Croce, che era produttrice del cortometraggio che andiamo a vedere. Prima chiedo a Daniela, insomma, di dirci, Daniela è molto timida, insomma, l'ho dovuta convincere Emozionatissimo. a dire 2 parole qua. Allora, vabbè, Tino è stato il mio fidanzato, mio marito, padre dei miei figli e poi un grande amico. Quindi, mi manca un punto di riferimento. Rispetto a Space Off, ricordo la passione e l'entusiasmo con cui aveva girato in questo magazzino, Vaccheria, ex Vaccheria. Esatto, io ci sono stato, era sulla Pisana, Sì, Villa dove Pisana, abito io. era una vaccheria, ha detto Una bene, vaccheria. però era fantastico perché appunto era questo magazzino, da un lato era la vaccheria, però dall'altro era diventato prima un'astronave e poi una stazione spaziale, cioè grazie Esatto. anche a Tommaso, insomma, anche alle scenografie, veramente entravi là, facevi 2 passi e stavi in una stazione Infatti spaziale. è incredibile, infatti andavo a Ah, la magia visitare del ogni cinema. giorno che riuscivo a questo set e sembrava di stare proprio su Marte. E grazie appunto a Cristina e agli altri ragazzi del, come si chiama? La Lab 20% di design 20th, all'epoca. esatto. E poi niente, un'atmosfera proprio da grandi amici, si faceva un po' tutto in casa. E quindi i pranzi erano a casa mia, di mia madre, e avvistivamo il pranzo per il set, poi c'era il catering, era fatto tutto un po' in famiglia, però il risultato poi sembrava fatto con chissà quanti soldi, no? Sentiamo la produttrice, dici qualcosa, vieni, perché il cortometraggio che andiamo a vedere, Space Off appunto, che poi ha dato anche il nome alla società, Grazie. vinse il Nastro d'Argento a Venezia, però era fatto davvero con pochi soldi in una vaccheria, come Assolutamente. avete fatto? Allora, diciamo che nasce per la passione che avevamo in comune, io, Tommaso Legnisco, il nostro studio, e Tino per la fantascienza, innanzitutto. Io e Tommaso abbiamo Ah, fatto la infatti su tesi. questo, vedete, dopo 2 minuti che conoscevo Tino, stavo già a parlare di Star Trek, Certo, Spazio un'ispirazione per ovviamente il 2001, Odissea nello spazio in assoluto. E il corto è nato con un'idea di Tino sull'astronave che vedrete nel film, che era la tesi di laurea in industrial design mia e di Tommaso, che ci potevamo permettere il lusso, perché siamo entrati in una media molto alta, di presentare un progetto non convenzionale in un'università di design, che era il progetto di un'astronave per il cinema. E la chiamiamo, l'astronave si chiama Centauro, un'astronave cronomorfica, quindi perché cambiava avendo una specie che aveva tutto un sistema di propulsione fatto di cariche esplosive nucleari e aveva, poi la vedrete, una parte lunga che si accorciava nel tempo, cioè passando il tempo tu lo vedevi perché si accorciava, diciamo, il carburante dell'astronave. Episodi carini, vabbè, il corto è stato tutto autoprodotto, quindi che ne so, io sono stata la produttrice insieme a Frame by Frame e a Tino, ci abbiamo messo proprio i soldi di tasca nostra. Quando andò al Tribeca Film Festival di New York, fecero una valutazione dicendo che era costata almeno 300 mila dollari. Credo che abbiamo speso allora 30 milioni di vecchie lire più un mazzo vorticoso per fare tutto, perché abbiamo fatto tutto in casa. Quello che è costato più di tutti fu mettere da beta digitale in pellicola per Venezia il corto, perché a Venezia all'epoca proiettavano ancora solo in pellicola e credo sia la cosa che abbiamo pagato più di tutti, veramente. Episodio carino anche che è stato il primo corto di cui è stato prodotto un DVD, che
che è stato venduto in tutti i vari negozi di fumetti, cose varie, insomma, in Italia. Io ce l'ho. Ce ne so, è diventata una cosa rarissima. E è stato venduto il DVD anche in America, al punto tale che arrivò a studio, questa è una cosa carina, un assegno un giorno tutti increduli di $135 di royalties della vendita del DVD, che non abbiamo mai incassato, ma abbiamo incorniciato come cosa. E quindi vabbè, insomma, è stato veramente un grosso lavoro. Tra l'altro mi preme anche ricordare che è scomparso purtroppo anche lui quest'anno, Daniele Crociani, che lavorava all'epoca per Frame by Frame. Era un bravissimo operatore su Flame, quindi si è occupato lui della post-produzione digitale del cortometraggio ed era anche un mio compagno di scuola, quindi oltre appunto Tino, che abbiamo lavorato insieme dal 1990, era un mio carissimo amico, amico anche di Tommaso, e noi abbiamo lavorato per 30 anni insieme. E niente, penso che va bene così. Grazie. Veramente. So che Tino sarebbe contento. Quale modo migliore di ricordare che non vedendoci il suo corpo? Esatto, no, volevo solo ricordare che subito dopo proietteremo il Giro dell'Horror. Tino Franco lo troverete anche lì, perché ci ha dato una grande mano, è stato il nostro produttore esecutivo, e in questo episodio, che è quello che chiude la trilogia del Giro dell'Horror, interpreta anche una parte da attore, quindi lo ritroviamo anche dopo. Okay.